Il filo conduttore dei futuri modelli Guzzi è sempre da ricercare in una morfologia molto tipizzata, con un carattere definito e ben riconoscibile. Non è mai uno stile generalizzato, nessuno direbbe mai che non sono delle Guzzi. Sono passati 90 anni, ma ancora c'è questo aspetto di goderti la moto come è sempre stato, senza doverti preoccupare troppo delle ruote o di se c'è la giusta misura, cioè la semplicità di goderti un bel giro in moto. E i guzzisti sono veri appassionati. Ripartiamo da questi guzzisti, che sono pochi, ma va bene così, perché pochi sono buoni. Nel futuro può essere che vengano, che altra gente capisca questo e si tiri dentro la Guzzi, ben venga, ma noi partiamo da quelli, che quello è il nocciolo duro che ti fa un marchio. L'esempio calzante è la nuova Moto Guzzi California 90, presentata a Mandello dell'Ario per il 90° anniversario. Il futuro, secondo me, in questo momento della sua storia è molto bello, perché passerà tra poco per la nuova California, e la nuova California è un bel pezzo di moto, e passa anche per un nuovo motore, passa per un sacco di cose belle che nella storia della Guzzi non erano mai successe, con questa forza e positività che c'è. La Piaggio ha creato un centro moto unico annuale, dove ha raccolto tutte le sinergie di pensiero, tecnologiche, di professione. Grazie a queste sinergie, con tutti questi tre settori, tanto sia la Guzzi come l'Aprilia hanno un futuro oltre che assicurato. Il primo frutto della vera nuova Guzzi è la nuova California. Prodotta in tiratura numerata, la California 90 vanta l'allestimento più lussuoso mai realizzato su questo modello e celebra due importanti ricorrenze, i 90 anni della Moto Guzzi e i 40 del modello California. È la prima di una lunga serie di modelli che porterà presto ad una vera e propria rivoluzione del marchio, con la firma di uno dei designer più geniali, Miguel Galluzzi. Io prima di tutto, come sempre dico, sono un motociclista. Dopo sono avuto la fortuna di poter fare della mia passione il mio lavoro. La Guzzi potrebbe essere l'unico marchio che può togliere il marchio del serbatoio, che tutto il mondo la conoscerà. È la unica. I nuovi clienti si avvicinano a questo marchio perché? Perché presenteremo delle cose che diranno: cacchio, questo è proprio bello. It's full of tired excuses, but it's too hard.